Buongiorno, buonasera a tutti. Ho il piacere di introdurre oggi un grande economista, un mio connazionale, il professor Daniel Hammermesh. Ho potuto conoscere il professore qui a Trento. Si tratta di una persona aperta, vivace, simpatica. Parla con franchezza e ascolta tutti, inclusi i suoi studenti dell'Università di Texas a Austin. Infatti è stato un suo studente, neanche uno dei suoi migliori mi ha detto, che gli ha suggerito di scrivere su carta i suoi tanti aneddoti tratti da osservazione sulla vita quotidiana che usava durante le sue lezioni per illustrare ai suoi studenti come le teorie economiche erano presenti nelle nostre scelte giornalieri. Il risultato è stato un libro, Economics is Everywhere, o L'economia è dappertutto, che oggi è nella sua quarta edizione. Questo libro è diventato un caposaldo per i professori studenti di microeconomia negli Stati Uniti. E in un'intervista per un libro che si chiama Spousonomics, ovvero L'economia degli sposati, che si applica alle regole dell'economia, appunto ai rapporti tra coppie sposati, il professor Hammermesh ha detto: questo è uno dei tanti campi dove usare un po' di teoria economica aiuta molto nel portare avanti la nostra conoscenza del mondo. Più importante ancora è che molti comportamenti non si possono capire senza un pizzico del pensiero economico. Questo è un esempio dell'approccio, diciamo, del professore all'economia. Nel libro L'economia è dappertutto, Hammermesh usa testi delle canzoni dei Rolling Stones per spiegare il concetto della scarsità o i comportamenti della sua nipote di 2 anni per illustrare costo-opportunità. In questo modo Hammermesh è diventata l'ispirazione degli autori di Freakonomics, un libro che usa l'economia per fare analisi provocatorie e spesso stranissimi. Per esempio spiega perché spesso spacciatori di droga abitano a casa con la mamma. Il libro ha venduto 4 milioni di copie in 35 lingue. Hammermesh, come gli autori di Freakonomics, è un pensatore divertente e inconsueto. Infatti dà contributi regolari al blog di Freakonomics. Ieri ha scritto anche uno sul Festival dell'Economia. Si è chiesto qual era il vantaggio economico di un festival di questo genere. Questo è economia per le masse, ha scritto, notando che era finanziata dal governo provinciale e da aziende private. Si è chiesto: perché un governo dovrebbe spendere fondi pubblici su questo? Secondo me perché educa i cittadini, ma più importante è che crea capitale sociale, cioè crea coesione tra i cittadini che altrimenti magari mancherebbe. Ad agosto esce un nuovo libro del professor Hammermesh da Princeton University Press, si chiama Beauty Pays, o La bellezza paga, e dimostra come la società favorisce i più belli. Citando studi e dati empirici, Hammermesh fa vedere che essere bello o bella è un beneficio nel trovare il lavoro, che i più belli guadagnano di più, sono favorite dalle banche quando cercano un prestito e che hanno mariti o mogli più belli e più formati degli altri più brutti. Non ci potrebbe essere una voce che incarna meglio il tema del festival di quest'anno del professore, i confini della libertà economica è il tema. Lui ha spesso sfidato i confini dello studio economico, portando verso altri campi come psicologia e la sociologia, e secondo me anche usando alcuni metodi giornalistici nelle sue descrizioni e osservazioni. Oggi parlerà di che cosa facciamo con il nostro tempo libero. Il titolo divertente del discorso è libertà dal lavoro. Quindi ascoltiamo oggi non solo perché ci informa e ci insegna qualcosa di economia, ma anche perché ci aiuta a conoscere noi stessi. Il professor Hammermesh.
Thank you very much, Steve. Grazie Steve, grazie davvero Steve, grazie per la bella presentazione. Vorrei fare adesso alcuni commenti sul festival, però Steve ha già detto che ho quello che ho scritto ieri nel blog ieri, cioè su quello che potrebbe essere un buon investimento per il governo del Trentino. In effetti ci credo e mi piacerebbe che ci fosse un festival come questo a casa, in Texas, anche se non riesco a immaginare che il governo del Texas spenda dei soldi su un festival come questo, però mi piacerebbe che così fosse. Il simbolo di questo festival, come potete vedere qui, è lo scoiattolo. Ora, volevo pensare a, non so, che cosa fa lo scoiattolo se improvvisamente fosse libero di non lavorare? Cioè, pensate, no? Lo scoiattolo lavora un sacco, raccoglie le noci, le mette da parte, le nocciole, però pensiamo che in Scoiattololandia sia un gran bell'anno, quindi un sacco di noci e un sacco di nocciole e ha tanto tempo libero. E cosa farà con tutto questo tempo libero? Questa potrebbe essere la domanda. Uno potrebbe pensare, e gli economisti hanno pensato per lo più, che la gente o lavora o non lavora, però per lo scoiattolo non lavorare non è sempre la stessa cosa, il tempo in cui non si lavora. Prendiamo appunto, non so cosa potrebbe fare lo scoiattolo, potrebbe andare a dare la caccia alle scoiattole, questo potrebbe essere molto interessante e divertente, oppure altri potrebbero dire che potrebbe fare cose non tanto interessanti, che so io, guardare l'orizzonte perché non riesce a pensare a niente di meglio da fare o perché non ci sono signore scoiattole in giro. E questa è stata la storia della mia vita fino a che non ho incontrato mia moglie. Comunque, nel tempo in cui non si lavora, beh, ci possono fare tante cose. Il tempo non è così omogeneo e questa è la motivazione della mia relazione. Che cosa facciamo quando non lavoriamo? Come le cose sono cambiate e che differenza c'è fra le persone? Cosa accadrà nel futuro in questo senso? E vorrei dire che ho partecipato a diverse sessioni, ieri sera Alan Kruder, ieri sono venuto qua da Von Hagen e tutte le conferenze a cui ho partecipato e gran parte delle conferenze del festival sono associate alla politica economica. Quindi torniamo a Scoiattololandia qui. Lo scoiattolo un po' preoccupato del suo tempo libero, non è una questione di governo e pertanto il premier di Scoiattololandia, lo signor Scoiattolosconi, che non ha niente a che vedere con quello che potrebbe accadere qui, non è una questione appunto di come gli singoli individui si comportino, comunque pensiamo appunto a come potrebbero fare, cosa potrebbero fare i singoli individui e quali sono le cose che si potrebbero fare quando non si ha niente da lavorare. Eccoci qua. Questo è, se non sapete chi è Johnny Depp. Adesso c'è un nuovo film, questo non è il motivo per cui comunque ho messo la sua foto, perché questa in realtà è una pubblicità della Montblanc e la cosa importante qui è che il tempo è prezioso, c'è scritto questo, no? Il tempo è prezioso, usatelo, c'è scritto sotto, saggiamente. Questo è il messaggio fondamentale della mia relazione, il tempo è prezioso e non abbondante, appena qualcosa è in scarsità diventa interessante per l'economia, c'è qualcosa da dire a proposito di esso. È vero che il denaro ad esempio è poco, abbiamo tutti vorremmo più soldi, non ci sono dubbi effettivamente, ma per sempre più di noi ciò che è scarso in realtà non è il denaro, è il tempo. Ora lo so che attualmente è in corso una grave recessione, siamo tutti preoccupati del lavoro, del denaro, eppure nel più lungo termine possiamo dire che il denaro è diventato abbastanza abbondante nel mondo occidentale industrializzato, mentre invece il tempo non è aumentato tanto. E facciamo un'illustrazione adesso relativa all'Italia e agli Stati Uniti, eccoci qua. Questa è una tabella che vale per gli Stati Uniti e l'Italia, vedete a sinistra e a destra, a sinistra degli Stati Uniti, vedete il PIL pro capite, quindi il denaro in termini reali disponibile pro capite, e vedete qua che in Italia negli ultimi 50 anni, dal 57 al 2007, il cittadino medio ha 4 volte la ricchezza, questi sono in dollari, rispetto appunto a quanto non era 50 anni fa. Guardate adesso la seconda colonna, cioè la speranza di vita alla nascita è aumentata in questo paese, però è aumentata del 15%, quindi la quantità di denaro è disponibile è aumentata di 4 volte e il tempo che abbiamo a disposizione per spenderli, sti soldi, è aumentato solo del 15%. Negli Stati Uniti
La ricchezza invece è aumentata solo del 300%, oddio, tanto. La speranza di vita è aumentata ancora meno del 12%, per cui se prendete il rapporto del denaro rispetto al tempo, allora questo rapporto si è fatto molto più alto e sempre più nei paesi ricchi quello che manca è il tempo. E qui in maniera un pochino più schematica potremmo dire in alto vediamo due piccoli dollarini, potrebbero essere degli euro ma non, insomma, cambierebbe poco, comunque due, è un orologio. Potrebbe essere un individuo con basso reddito di un paese povero, quindi un orologio di dimensioni medie, non tanto denaro. Invece nei paesi ricchi e negli individui ricchi, cioè la seconda riga, l'orologio è delle stesse dimensioni, di medie dimensioni, però il dollaro non è più un dollarino, è un dollarone, ed è quello che sta accadendo nel tempo, che sta accadendo in molti paesi al di fuori del mondo in via di sviluppo, ed è quello che accade per molte persone appunto nei paesi ricchi e nei paesi più abbienti. Quindi teniamo a mente questa scarsità relativa, il tempo disponibile per spendere un dollaro è diminuito gradualmente nel mio paese costantemente, e il tempo a disposizione per spendere un euro o mille lire è diminuito costantemente anche in Italia. Ora, fuori dal lavoro, come passano il tempo le persone? Cerchiamo di categorizzare l'uso del tempo. Io lo potrei categorizzare, potremmo categorizzare le cose che facciamo in quattro gruppi, questa è una suddivisione arbitraria. Uno potrebbe, in effetti, è come nella contabilità, uno potrebbe imputare qualcosa a qualcos'altro o a categorie diverse. L'economia è molto più interessante della finanza e della contabilità in realtà, e qui abbiamo la possibilità di appunto suddividere anche il tempo. La prima categoria è la categoria del tempo del lavoro retribuito, cioè il tempo dedicato al proprio lavoro per andare e tornare, lo chiamerò M, lavoro retribuito. Il secondo è il lavoro in casa, accudire i figli, cucinare, fare le pulizie, portare in giro il cane, fare giardinaggio. Sono cose su cui che puoi pagare anche qualcuno che te le faccia. Non so, potrei pagare una babysitter, se avessi dei figli giovani potrei farlo, potrei pagare qualcuno che mi tagli l'erba sul prato, potrei pagare qualcuno che lavi la biancheria, qualcuno che pulisca casa o che stiri le mie camicie. Però questa cosa mi costerebbe, la possiamo far fare ad altri ma pagando. La terza categoria sono cose necessarie, quelle biologiche, che almeno un po' le dobbiamo fare: dormire, mangiare, lavarsi, sesso. Sono cose per cui non puoi pagare qualcuno perché le faccia al posto tuo. Puoi pagare qualcuno per fare sesso con te, ma non puoi pagare qualcuno che faccia sesso al posto tuo, lo devi fare da solo. Forse nel futuro avremo una tecnologia che ci permetterà di cambiare anche questo. Comunque, quarta categoria, attività creative, il piacere, non so, un volontariato, guardare la televisione, fare ginnastica, sport, attività religiose, questo genere di cose. Sono tutte cose che non sono obbligatorie, non è necessario che le facciamo perché ci piace farle. Questa classificazione, comunque, ribadisco, è molto arbitraria. Si potrebbe dire che le attività religiose in effetti erano cose che nel passato era obbligatorio fare, adesso non è più così vero invece. Però nel momento stesso in cui io ho fatto questo tipo di categorizzazione, come nella contabilità le tengo invariate, a questo punto possono, diciamo, rimanere valide. E questa è una vignetta che mi piace molto. C'è una coppia che dice, c'è un signore che però è seduto sul divano, e la coppia che dice, il marito dice alla moglie, guarda, è la persona che ho ingaggiato perché leggesse Proust al posto mio. Ora, in realtà così non è, perché uno Proust se lo vuole leggere se lo deve leggere da solo, 4.000 pagine, e sono certo che quasi nessuno qua ci sia riuscito. Io in realtà ci ho provato, ci sono riuscito, e vi garantisco che vale anche la pena. E devo dire che ci si rende conto dell'importanza del tempo anche leggendo Proust. E vediamo qui adesso alcuni dati a proposito proprio dell'utilizzo del tempo, dati che riguardano la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti, rispetto a queste quattro categorie che io ho definito e che non vario, proprio perché il confronto rimanga sempre lo stesso e corretto. Questo è l'individuo medio nel giorno medio, e vediamo più o meno, le cose non è che cambino tanto.
gli italiani hanno un po' più di tempo libero, di piacere rispetto ai Paesi Bassi, gli americani non tanto, noi dormiamo un po' meno, voi magari passate un pochino più tempo a casa. Ma più o meno era, diciamo, e per quanto riguarda il lavoro retribuito era più o meno la stessa cosa. Questa è la persona media, diciamo, quindi ricomprende tutti, comprende anche i professori d'economia che lavorano 70 ore alla settimana e quelli invece che non fanno niente da mane a sera. Però qui la cosa straordinaria, comunque interessante, è che c'è una notevole somiglianza fra i paesi per ognuna di queste categorie nel complesso. Se poi però le suddividete, le scomponete ulteriormente, vedete che il lavoro retribuito è al secondo posto. La cosa che si fa di più, di gran lunga, è dormire assolutamente, quelle attività necessarie. Questa è la cosa più importante che facciamo per un terzo della giornata. Se poi fate un'ulteriore scomposizione, la terza cosa più importante che facciamo è guardare la TV, la cosa facciamo più a lungo, è guardare la TV. Se si aggiunge lavorare, dormire, guardare la TV, abbiamo quasi due terzi del tempo a nostra disposizione. E guardare la TV è molto di più in America di tutti gli altri paesi, è in effetti una delle attività preferite degli americani, ben di più degli italiani, dei tedeschi, degli olandesi, gli americani guardano la TV. Andiamo un pochino oltre, cerchiamo di capire come sia possibile vedere se ci sono delle differenze maschio-femmina. E la domanda a questo punto che mi potrei chiedere, a parte fuori dall'ambito lavorativo, le donne e gli uomini fanno cose diverse? Ecco, vediamo gli stessi dati con gli stessi quattro paesi, ma con una scomposizione per genere. F vuol dire femmine, M vuol dire maschi, e stesse categorie, e non vi sorprenderà notare che per ogni paese effettivamente il lavoro retribuito è meno fra le femmine che fra i maschi, e questo vale in tutti e quattro i paesi. Negli Stati Uniti sono un pochino più vicini maschi e femmine, negli altri tre paesi no, invece in genere i maschi hanno il doppio di quantità di lavoro retribuito rispetto alle donne. D'altro canto, il lavoro a casa fra le donne invece, il lavoro a casa, quindi cucinare, quindi andare a fare la spesa, quindi occuparsi dei bimbi, è molto di più fra le donne che fra gli uomini, e questo vale per tutti e quattro i paesi. Poi la terza linea è il lavoro totale, cioè mettere insieme, sommare il lavoro retribuito e il lavoro per cui si potrebbe anche pagare qualcuno che lo facesse, cioè il lavoro a casa. Se noterete qui, la Germania, donne 445 minuti, i maschi 436 minuti, Paesi Bassi 392, 399, più o meno stessa cosa, Stati Uniti 472, 476, stessa cosa. C'è un vecchio programma statunitense che si chiama Sesame Street per i bambini, e una delle cose che fanno vedere spesso è queste quattro, fanno vedere quattro immagini, dicono una è diversa da tutte le altre, c'è peraltro tutta una cantilena. Guardate questi quattro paesi, ditemi qual è quello che è diverso dagli altri e qual è quella cosa che è diversa dagli altri, e su questo poi torneremo fra un minuto. In realtà gli americani spendono meno tempo nel piacere, attività ricreative, e un pochino meno tempo nelle attività necessarie, cioè l'occuparsi di se stessi. La parte fondamentale è che per genere qui c'è una notevole uguaglianza nel lavoro totale, a parte per uno di questi quattro paesi. La cosa veramente sorprendente è che se facciamo questo grafico per vari paesi, ecco qui vediamo il lavoro totale, il PIL reale pro capite sull'asse orizzontale, poi la differenza tra donne e uomini. Ecco, se guardate la linea dello zero, vedete che nella maggior parte dei paesi ricchi, Stati Uniti, Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca, Giappone, Finlandia. Ecco, questi paesi sono molto vicini alla linea dello zero, quindi nella maggior parte dei paesi ricchi in realtà ci sono pochissime le differenze tra il lavoro totale retribuito e domestico fatto dall'uomo e dalla donna. Però c'è una grossa eccezione che è l'Italia. Il pallino contraddistinto dalla scritta I02 sono i dati dell'Italia del 2002. Effettivamente le donne in Italia fanno molto più lavoro totale rispetto agli uomini, quindi l'Italia si stacca dal coro da questo punto di vista. Abbiamo apprezzato questa anomalia, e quindi gli uomini
hanno lavoro totale, 75 minuti di lavoro totale in meno rispetto alle donne. Ma le donne italiane in realtà che cosa fanno allora a casa? Cosa fanno per tutto quel tempo a casa? In genere la risposta è cucinano. No, non è una questione di cucinare. Non ci sono praticamente differenze tra le donne italiane e le altre donne per quanto riguarda l'atto del cucinare, il tempo dedicato. In realtà due terzi in più di questo tempo sono dedicati alla pulizia della casa. È qui che troviamo la grande differenza. Le donne italiane dedicano moltissimo tempo alla pulizia della casa. E questo vale nel sud Italia, ma anche nel nord Italia. Vale per le donne anziane, ma anche per le donne giovani. Quindi per qualsivoglia motivo, qui la norma è che le donne dedicano moltissimo tempo alle pulizie domestiche. Ora, se ritorniamo al nostro grafico, se io fossi una donna italiana sfruttata in questo modo, indubbiamente mi trasferirei in un altro paese, cercherei un paese in cui gli uomini fanno di più delle donne in termini di lavoro domestico. Effettivamente in Israele questo accade, gli uomini fanno di più delle donne. Diciamo che questo probabilmente serve per mantenere l'equilibrio a livello del Mediterraneo, quindi Israele compensa l'Italia da questo punto di vista. E quindi c'è senz'altro spazio per un potenziale scambio e un arbitraggio tra i due paesi. Ma veniamo ora al cambiamento nel corso del tempo. Vediamo che cosa è accaduto col passare del tempo. Ora, il problema è dato dalla mole enorme di dati che abbiamo, perché per sapere quanto le persone abbiano lavorato negli ultimi 60-70 anni abbiamo molti dati, ma sono pochi i dati relativi al tempo dedicato ad attività diverse da quelle lavorative. Per gli USA abbiamo i dati dal 65 ad oggi, per la Gran Bretagna dal 75 al 2000. Non sappiamo se la tendenza sia identica anche in altri paesi benestanti come l'Italia. Possiamo solo supporre che comunque questo sia il trend. Ma vediamo che cosa accade nei due paesi per i quali abbiamo dei dati. Diamo quindi prima uno sguardo alla situazione in generale e poi facciamo il confronto tra uomini e donne. Negli Stati Uniti, in questo periodo di circa 40 anni, il lavoro retribuito si è ridotto. Ma anche il lavoro a casa si è ridotto di circa 4 ore, quindi sia il lavoro attribuito sia il lavoro a casa si sono ridotti di circa 4 ore la settimana. L'America è il paese delle lamentele e effettivamente noi siamo eccellenti nell'arte del lamentarsi, però in realtà vediamo che il tempo dedicato al lavoro si è ridotto. In Gran Bretagna il tempo dedicato al lavoro retribuito si è ridotto significativamente, il lavoro a casa no. E alla fin fine comunque è rimasto più tempo a disposizione per le attività biologiche e ricreative. Ma se facciamo la stessa analisi in base al genere, vediamo che la situazione è molto diversa. Infatti il lavoro totale si è ridotto da 53 a 40 ore alla settimana, questo per gli uomini, mentre per le donne ci sono sempre più donne che lavorano negli Stati Uniti oggigiorno e lavorano con orari più lunghi. Per quanto riguarda il lavoro a casa, vediamo che gli uomini americani fanno qualcosa in più, non molto, ma danno 3 ore in più, e sempre molto meno di quanto non facciano le donne, però c'è un miglioramento. D'altro canto, oggigiorno le donne fanno molto meno in casa rispetto a quello che facevano prima. E quindi ci sono grandi cambiamenti, ma alla fin fine il lavoro totale sia per l'uomo sia per la donna si è ridotto in termini di tempo dedicato a questa attività ed è rimasto quindi più tempo per le attività ricreative. E io credo che questa sia una cosa positiva. Ma chi ha tratto vantaggio da questa riduzione delle ore dedicate al lavoro in totale? Quali sono le caratteristiche di queste persone? Beh, andiamo a vedere un parametro molto importante che è quello dell'istruzione, quindi il ruolo del capitale umano nel determinare il livello di retribuzione è un fattore che non va certo sottovalutato. Allora guardiamo le persone che hanno 12 anni di istruzione scolastica e quelle che invece hanno continuato gli studi per periodi più lunghi. Allora, le persone che hanno un livello di istruzione più basso hanno registrato una riduzione drastica delle ore dedicate al lavoro retribuito, mentre per le persone che hanno un grado di istruzione superiore la riduzione è minore. Per quanto riguarda il lavoro a casa,
c'è stato un aumento per entrambe le categorie delle ore dedicate al lavoro domestico. Quindi in totale possiamo dire che le persone con un livello di istruzione più basso, il lavoro totale si è ridotto quindi con un 15% di ore in meno, mentre le persone che hanno un grado di istruzione superiore siamo passati ad un valore sulle 60-59 ore la settimana. In poche parole, chi è più istruito lavora di più rispetto a chi è meno istruito. E poiché io sono piuttosto istruito, questo quadro mi deprime e mi chiedo, non vi sentite tutti tristi per me? Io lavoro come un matto, vado a casa, devo cucinare, fare lavori domestici e tra l'altro lo faccio da una vita, quindi forse potete anche capirmi se mi lamento. Dobbiamo quindi compatire le persone con un alto grado di istruzione perché lavorano così duramente? La risposta è no, perché è una loro scelta, come la maggior parte delle cose in ambito economico, quindi guadagnano di più e probabilmente gli Stati Uniti sono i campioni di inuguaglianza tra i paesi più ricchi e questa inuguaglianza continua nel tempo e infatti tra le persone con un livello di istruzione superiore il lavoro è più importante, si lavora di più perché i redditi sono maggiori, i guadagni sono maggiori. Il lavoro poi è anch'esso cambiato, perché sempre più di noi fanno dei lavori che sono divertenti, cioè non dobbiamo stare alla catena di montaggio a ripetere la stessa operazione 1000 volte nel corso della giornata. Magari io oggi me ne sto 10 ore al giorno davanti al computer, sì, schiaccio dei tasti, però magari mi collego su Facebook, insegno per via elettronica. Inoltre, parole, il lavoro è diventato molto più divertente rispetto a quanto non fosse in passato. E tra l'altro non è che ci si diverta di più al lavoro, ma il lavoro diventa anche più vario. La vita stessa diventa più varia e c'è meno routine. Questo per quanto riguarda la categoria delle persone con un livello di istruzione superiore. Qui vediamo dei dati per l'Australia e la Germania. E qui vediamo il numero di attività svolte dalla persona media quotidianamente in base ai diversi livelli di istruzione. E vedete che in entrambe le colonne, scendendo lungo la tabella, le persone con un livello di istruzione più alto svolgono un numero maggiore di attività, quindi hanno giornate più varie e hanno un numero minore di giorni durante i quali fanno la stessa cosa ripetutamente nel corso della giornata, quindi una maggiore varietà rispetto alle cose che si fanno e rispetto ai tempi in cui si fanno. Quindi varietà, secondo me, la varietà è il sale della vita. E la mia vita come persona benestante e istruita probabilmente è più interessante e più ricca di contenuti rispetto a quella di una persona con un livello di istruzione più basso. Allora, secondo me l'economia è la scienza degli incentivi e fino a qui non vi ho parlato degli incentivi, ma la domanda è: gli incentivi economici condizionano il comportamento? Allora, prendiamo per esempio il sonno. E questo caro amico mi dice che dorme 8 ore al giorno. Scioccante per me. Dato il suo livello di reddito, devo dire che la cosa mi sorprende moltissimo. Anzi, devo ammettere che non gli credo. Questi sono i dati di uno studio che ho condotto una ventina di anni fa con un collega. Abbiamo analizzato il rapporto tra il sonno e gli stipendi e ci siamo chiesti se le persone con uno stipendio più alto, il cui incentivo al lavoro è maggiore, il cui tempo è più prezioso, se effettivamente queste persone dormissero di meno. E la risposta, sia per gli uomini che per le donne, è sì, dormono di meno. Quindi una persona che invece ha uno stipendio inferiore al 50% della media dorme circa 30 minuti la notte di più rispetto ad una persona che ha uno stipendio che è due volte superiore alla media. Tra le donne le differenze sono limitate. Quando si innalza lo stipendio delle donne, le donne semplicemente lavorano di più. Ma nell'uomo effettivamente c'è una forte correlazione tra il sonno e lo stipendio.
E tra l'altro ricordo un articolo del giornale con il titolo "Dormire, perché dovrei farlo? Costa troppo". Effettivamente dormire costa denaro e poiché costa denaro si cerca di dormire sempre di meno. Ma ritorniamo al grafico, quello con i dollari e con gli orologi. La pressione del tempo. Negli Stati Uniti è un punto d'onore dire ho tanto da fare ed è una disgrazia dire ho un sacco di tempo libero. Le persone si imbarazzano, quantomeno gli economisti si imbarazzano, non riescono a dire sì sì ho il tempo di farlo. Tutti fanno finta di avere un sacco di cose da fare, di essere terribilmente indaffarati perché questo è un indicatore della propria importanza. Ma chi è più pressato dal tempo, le donne o gli uomini? Questi sono i dati di tre paesi diversi che da sinistra a destra sono gli Stati Uniti, l'Australia e la Germania. E purtroppo non ho reperito i dati per l'Italia. Poi la colonna a sinistra indica i maschi, a destra le femmine. E per ogni paese vediamo innanzitutto che moltissime persone affermano di essere sempre sotto la pressione del tempo, quindi sono sempre pieni di cose da fare. Negli Stati Uniti più della metà delle donne afferma di essere sempre indaffarata, un po' meno per quanto riguarda gli uomini. Ma è anche vero, e questo è veramente interessante, che tutti e tre questi paesi, e probabilmente questo è vero anche in Italia, presentano una maggiore preoccupazione nei confronti della pressione del tempo da parte delle donne, che dicono più frequentemente degli uomini di essere indaffarate e prese. Quindi la pressione del tempo sulle donne è più marcata. Le donne si lamentano di più del fatto di non avere tempo rispetto agli uomini. Perché? La risposta è semplice, perché le donne fanno più cose diverse. Per esempio, in sei paesi ho elencato le diverse cose che fanno uomini e donne, in blu gli uomini e in rosso scuro le donne. E in ognuno di questi paesi vediamo che le donne fanno più cose diverse. Cioè le donne devono giostrarsi tra varie attività e giostrarsi è difficile. Quindi la donna deve stare ad accudire il bambino se è ammalato, lasciando il posto di lavoro. Questo accade dappertutto e questo è stressante. Le donne sono i manager del ménage domestico e anche questa cosa è stressante. Quindi non mi sorprende vedere che le donne riportino una pressione maggiore per quanto riguarda il tempo. Ma chi è indaffarato e chi si lamenta del fatto di essere indaffarato? I ricchi o i poveri? La pressione del tempo grava di più sul ricco o sul povero? Ma per chi è scarso il tempo? Chi ha un sacco di soldi e un orologio piccolo? Il ricco, quindi sono i ricchi che dovrebbero lamentarsi di più del fatto di non avere tempo. E infatti è proprio questo che vediamo nei quattro paesi presi in considerazione in questo grafico, che include anche la Corea. Quindi persone che sono sempre stressate. E qui passiamo dalla risposta, sono spesso stressato in nero, sono stressato talvolta grigio scuro, raramente grigio chiaro, mai in bianco. E questo si correla ad un decremento costante della redditività, man mano che si riduce anche lo stress percepito. Ora, quelli che si lamentano di più sono quelli che hanno un sacco di soldi e relativamente poco tempo. La pressione del tempo quindi è più sentita da chi guadagna di più. Allora, se non volete farvi stressare, non guadagnate così tanto, regalate i vostri soldi e vivete senza stress, con abbondanza di tempo e pecunia di denaro. E diciamo che in questo modo potremmo forse risolvere i nostri problemi, perché se venite a lamentarvi da me, senz'altro non proverò compassione per il vostro problema. Ma allora, che cosa faremmo se non dovessimo lavorare così tanto? Cosa faremmo nel tempo extra e che cosa facciamo nel nostro tempo extra?
E questa è la quotazione che io preferisco sempre citare, quella di Keynes, un po' trascurato dagli economisti nei tempi più recenti, ma comunque una persona che ci ha detto delle cose molto interessanti. E ci ha detto che turni di 3 ore, una settimana di 15 ore, potrebbero rimandare per un po' di tempo il problema di poca necessità o scarso desiderio di lavoro retribuito. Però alla fin fine le società ricche dovranno rendersi conto che magari non è più necessario lavorare così tanto. E allora, che cosa faremmo se improvvisamente avessimo del tempo extra? Non l'abbiamo, ma rispetto al passato abbiamo comunque del tempo in più. E sono certo che col passare del tempo avremo sempre più tempo libero. Me lo auguro, io vorrei avere più tempo libero, io vorrei non essere uno staccanovista, vorrei essere come lo scoiattolo qui, che proprio come mentre il criceto continua a correre nella ruota, in realtà se la spassa nei parchi. Il criceto corrisponde proprio al tipico americano che non fa altro che lavorare nella vita. Ecco, allora supponiamo che ci sia del tempo in più. Immaginiamoci che sia l'ultima domenica di ottobre, mi sembra che in Europa l'ultima domenica di ottobre si elimini l'ora legale, giusto? Ecco, in America questo accade la prima domenica di novembre. Beh, abbiamo dei dati olandesi relativi a 2 settimane consecutive, una delle quali include il sabato e la domenica in cui termina l'ora solare, e quindi c'è un'ora di tempo in più. Ci siamo chiesti quindi che cosa fanno le persone con questa ora regalata in più quel giorno in cui si passa dall'ora solare all'ora legale. Beh, la risposta è, come mi sembra di capire, dormire, giusto? Beh, vediamo. Qual è il risultato della ricerca? Qui vediamo uomini e donne sposati e single. Quindi di questi 60 minuti in più, che cosa fanno uomini e donne? Beh, effettivamente il sonno assorbe ben 53 di questi 60 minuti per quanto riguarda le donne sposate e 43 minuti per gli uomini sposati. Ma per gli uomini single la situazione è diversa. Che cosa fanno? Vanno alle feste, giocano a calcio, quindi questo per 45 minuti di questa ora in più. Ma certo, non ci sorprende vedere che questo aumento temporaneo ed atteso del tempo a nostra disposizione viene dedicato al sonno. Che bello se cambiasse l'ora legale tutti i giorni. E che cosa facciamo con il tempo che guadagniamo quando andiamo in pensione? Tutti noi pianifichiamo di andare in pensione, prima o poi, fa parte appunto della pianificazione di lungo termine della nostra vita. E magari io mi faccio una tabella Excel con redditività e tempo libero, eccetera. Non tutti lo fanno, però bene o male tutti si comportano come lo scoiattolo e mettono da parte delle noci per il futuro. Ecco, qui vediamo l'ennesima tabella, vediamo l'età, le varie fasce d'età, e per cui abbiamo persone dai 20 ai 54 anni, le 2 categorie di lavoro, quello retribuito e quello a casa, e poi la scomposizione del tempo biologico in sonno, cura personale, guardare la televisione e altre attività ricreative. Ma soffermiamoci semplicemente sulla prima colonna, quella degli adulti in età lavorativa dai 20 ai 54 anni. Persone della mia età rientrano nella terza colonna. E le persone, gli italiani di quest'età riducono il lavoro di 4 ore al giorno circa, e quindi hanno 4 ore al giorno in più a loro disposizione. Questo è un sacco di tempo. Che cosa fanno? Beh, dedicano circa 1 ora e 15 minuti in più al lavoro domestico. Magari puliscono meglio i pavimenti. Non si occupano dei figli, ma dei nipoti, data la fascia di età. E so che in questo paese molti nonni lo fanno. Magari cucinano, vanno a fare la spesa. Dedicano 1 ora in più circa al sonno. Non dedicano tempo in più alla cura personale.
un'ora in più per guardare la televisione e poi hanno questi 45 minuti in più per altre attività ricreative. Quindi c'è una bella suddivisione e ridistribuzione di questo tempo. Non è che la persona che va in pensione in Italia utilizzi queste 4 ore per un unico tipo di attività, ma lo spalma su tutte le altre varie attività. Beh, io mi sono chiesto, ma allora forse gli americani non sono tipici. Andiamo a vedere la stessa tabella relativamente all'America. Beh, il risultato è decisamente deprimente, perché più del 50% del tempo in più viene assorbito da un'unica attività, che è quella di guardare la televisione. I pensionati americani trascorrono tempi lunghissimi davanti alla televisione, in Italia molto meno. Quindi certo un po' di tempo in più viene dedicato alla televisione, ma non così tanto come in America, e questi 142 minuti che vengono dedicati alla televisione sono praticamente, in Italia rappresentano meno della metà del tempo passato dagli americani davanti alla televisione. Forse perché la qualità della nostra televisione è così alta rispetto agli altri paesi, dopo tutti noi abbiamo il reality e American Idol, che sono dei programmi assolutamente meritevoli. La terza domanda che dobbiamo chiederci è che cosa faremmo con un'abbondanza di tempo permanente. In Giappone alla fine degli anni Ottanta e in Corea all'inizio degli anni 2000 il governo effettivamente aveva accorciato la settimana lavorativa standard, questo per ridurre i costi a carico dei datori di lavoro, e quindi l'orario lavorativo era stato ridotto. E allora come hanno utilizzato questo regalo temporale, questo tempo in più? Non è facilissimo vedere da queste diapositive, comunque ogni colonnina rappresenta un anno e mostra per ogni anno effettivamente quello che è accaduto al lavoro. Vedete che nel 76-86 in Giappone, ad esempio, sopra, che era costante, poi però il lavoro retribuito è diminuito, è capitombolato. In Corea, quando nel 89 il coreano medio 99 il coreano medio lavorava 350 minuti nel giorno medio, nel 2009 il coreano medio lavorava 40 minuti in meno. In altri termini, il governo è riuscito a far lavorare meno le persone. E con questo tempo in più che fanno? Beh, una cosa che non fanno, guardate il grafico coreano che in realtà è un pochino più caro da guardare, è lavorare più a casa. Non è cambiata la quantità di tempo dedicata a pulire, a cucinare, a fare la spesa e a occuparsi dei figli. Quello che invece è accaduto in Corea è stato un notevole aumento nel tempo dedicato alle attività che ho definito già biologiche e un aumento minore nelle attività ricreative. In Giappone andato un pochino più misto, però un aumento soprattutto delle attività ricreative. Però la cosa importante qui è stata un'istruzione di lavorare meno e in effetti in entrambi i paesi si sono espanse le attività dedicate al piacere, le attività ricreative. Questo è un esempio per dire che l'utilità extra che deriviamo da queste attività è particolarmente alta, e per cui se potessimo in qualche modo obbligarci, il governo ci obbligasse a lavorare meno, probabilmente utilizzeremmo quel tempo in attività ricreative, perché per usare un termine appunto dell'economista, l'utilità è superiore, non andremo a lavorare in casa. Il tempo guadagnato non è stato usato per appunto lavorare a casa, ma per altre attività ben più piacevoli. L'ultimo ambito di cui vorrei parlare, vale la pena darci un'occhiata, è noi parliamo di ferie, holidays in inglese, vacation in americano. Comunque una cosa importante che ho notato diversi mesi fa, perché adesso è una cosa peraltro che ho visto anche in Germania, io sono passato anche un paio di mesi nei Paesi Bassi, mi sembrava sempre tutti in vacanza. Io sono stato 7 settimane a lavorare in Paesi Bassi, di questi 7 settimane ci sono stati 6 giorni di festa, il giorno della regina, il giorno successivo a quello della regina, il venerdì santo, l'ascensione, ma anche il venerdì santo, insomma poi dopo c'era la Pentecoste.
anche quella era una vacanza. Insomma, credo che nei Paesi Bassi ci siano 15 festività e 14 in Germania. Quante ce ne sono negli Stati Uniti di festività? 7, la metà, 8 al massimo. Quindi una vacanza, una settimana e mezzo in meno di giorni di vacanze. E inoltre le vacanze obbligatorie, le ferie obbligatorie in Europa sono 5 o 6 settimane all'anno, c'è il diritto minimo di 5 settimane. Negli Stati Uniti solo 2 settimane. E l'evidenza e i dati sono molto chiari, non è una ricerca mia. E comunque, se obblighiamo le persone a prendere una vacanza, una settimana di vacanza in più, fanno una settimana in meno di lavoro, non è che lavorano da un'altra parte. In altri termini, in gran parte dell'Europa, e questo è importante, la gente lavora meno ed è una meraviglia, perché l'obiettivo della vita non è lavorare, è divertirsi, no? È bello avere dei soldi, me ne sono reso conto, e c'è anche questo parallelismo soldi e poco tempo, però insomma siamo già abbastanza benestanti. Io vorrei che il mio paese forse un pochino potesse smettere di essere come dei criceti che corrono nella ruota, come dicevo prima. Istituzioni, costumi e leggi però sono importanti. I dati statistici che ho visto in questo senso è che il tedesco, dicono che il tedesco medio è in vacanza 3 volte tanto quanto l'americano medio. Ci sono 3 volte più americani quanto i tedeschi come popolazione, per cui a un qualunque momento X ci sono tanti americani che lavorano quanti sono i tedeschi in vacanza, nonostante il momento. Insomma, il numero dei tedeschi in vacanza è sempre uguale al numero degli americani che lavorano. Ho fatto uno studio che ha portato ad un libro con Tito Boeri e parlavamo del titolo, e mi sono detto: ma che dire del titolo seguente? Ore di lavoro, hours of work in the EU and US, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Sono gli americani a essere pazzi o sono gli europei ad essere pigri? E la mia risposta era che gli americani sono pazzi e vorrei che fosse obbligatorio per gli americani andare in vacanza più spesso. Purtroppo però non penso che la Presidente Palin il prossimo anno sarà disposta a far passare questa normativa, la Sarah Palin. E comunque la mia argomentazione è: diventando sempre più ricchi come società, sempre più ricchi come individui, la società deve organizzare delle istituzioni per far fronte alle diverse modalità in cui i singoli individui possano utilizzare il tempo non lavorativo. C'è un umorista americano, Will Rogers, che ha detto: compra terra, non ne fabbricano più. Cioè c'è sempre meno terra perché ci sono sempre più persone. Ora però adesso non è più neanche vero, perché se si vede che nei Paesi Bassi in realtà la terra la guadagnano dal mare anno dopo anno, però la terra ce n'è sempre un po' meno. Ma quello che è sempre meno è anche il tempo, e non è che lo possiamo comprare, insomma non possiamo mettercene di più, ed è sempre poco rispetto a quello che vogliamo fare. Per questo motivo è importante usare il tempo con giudizio. Grazie per l'attenzione. Adesso abbiamo tempo per le domande vostre. Una cosa che non avevo detto, che magari dovevo dire durante la mia presentazione prima, è quello che fa il professore quando lui ha tempo libero. Ha 6 nipoti e quindi cerca di stare con loro, fa footing, lo fa ogni mattina mi sembra, e viaggia, come abbiamo visto con la sua presenza qua. Domande? Qua vedo 2. I have a question about table 11. Ho una domanda sulla tabella 11. Quando c'è un'ora in più, quando si passa dall'ora solare, dall'ora legale all'ora solare. Però ci potrebbe essere anche a maggio, no? A marzo, quando si fa l'opposto, c'è un'ora in meno. E probabilmente la tabella sarebbe asimmetrica. Cosa si fa in quest'ora in meno? Cosa viene sacrificata? A questo punto la domanda è se si... cioè, la cosa è: perché quando si dà un'ora in più ci sono risorse diverse rispetto a quando c'è un'ora in meno? La domanda è: se avessimo quindi dei dati sul giorno, su quel sabato domenica in cui alla fine di marzo, in quando l'Italia prende l'ora legale,
a quel punto gli uomini sposati dormirebbero 43 minuti in meno, visto che dormono 43 minuti in più a ottobre. Non lo so, sarebbe interessante trovarli quei dati. La domanda, la posizione era che probabilmente non sarebbe simmetrico, non sarebbero le stesse cifre con il segno meno o più davanti. Ma non so. Io direi che si perda abbastanza tanto il sonno, forse non tanto, ma io credo che un pochino sì. Forse non altrettanto, perché molti pensano in realtà già di non dormire abbastanza, e quindi se si perde un'ora si pensa già dormo poco, se mi tolgo anche un'ora di sonno, oddio, chissà come finisco. Quindi forse c'è già questa consapevolezza del poco sonno e forse per questo le cose non sarebbero così. Grazie della relazione, ma non crede il professore che se noi orientiamo la vita non nei confronti direttamente del reddito, ma la vita come esercizio di curiosità e di passioni, alla fine superiamo questa dicotomia tra divertimento e lavoro e otteniamo ugualmente il reddito che ci necessita. Ottima domanda, la ringrazio. Gran parte di quello che abbiamo visto in questi ultimi 15 anni, anche più, forse che è questa miscela di passione, divertimento e lavoro al contempo, in parte perché la tecnologia ci ha permesso di avere più divertimento e in parte anche perché adesso vogliamo più mettere insieme il divertimento e il lavoro. Una delle mie vignette preferite era un'immagine dell'effetto della computerizzazione sul posto di lavoro, che mostrava quattro persone che erano sedute davanti a uno schermo del computer e facevano cose diverse. Una signora diceva contatto vecchi fidanzati, un altro aveva davanti invece scarico pornografia da siti web, il terzo, insomma, in effetti mettiamo insieme adesso il lavoro e il gioco più di quanto, o la passione più di quanto non facciamo prima, e per A perché ci piace la varietà, B perché ci piace il divertimento, e siamo in grado adesso di avere più rispetto a prima il lavoro e il divertimento. Cionondimeno esistono ancora dei limiti e in un qualche modo sì, forse alcuni vorrebbero avere passione o divertimento totale, completo, e forse questo è un motivo per cui si va in vacanza di più. La mia domanda è se in realtà abbiamo davvero una scelta su quanto possiamo lavorare. Lei ha parlato dei più istruiti che lavorano di più, che è una loro scelta, ma è vero, perché verso la fine della relazione lei ha detto se uno avesse una settimana di vacanza in più la farebbe questa vacanza. Ma hanno allora c'è la scelta. Si può andare in ferie. Allora, insomma, queste ore dedicate al lavoro sono una scelta, e se non lo sono, fino a che punto ci sarebbe spazio per un governo, un intervento pubblico? Beh, è una scelta per due dimensioni. Intanto è una scelta dell'individuo. Noi sappiamo che c'è un grande lavoro in questo senso. Questo vale soprattutto per i giovani, per gli anziani, più per le femmine, per i maschi, anche se adesso queste differenze si stanno azzerando. Comunque, la quantità di lavoro, ad esempio, ce n'è un po' meno, cioè il pattern del sonno è cambiato di conseguenza. È un pochino come il prezzo della pasta, per il prezzo del mio tempo, che influenza quanto mangio o come occupo il tempo e quanto lavoro. Ciò non di meno, siamo influenzati dalle istituzioni, siamo influenzati dai vincoli che sono stati posti al nostro comportamento. Se forse qualcosa ci influenzasse in maniera diversa, magari negli Stati Uniti avremmo, se ci fosse una normativa che desse più ferie più lunghe, questo cambierebbe il nostro comportamento. Noi non siamo creature fisse, bloccate solo sociologicamente, ma ci adattiamo all'ambiente che cambia intorno a noi. Quante settimane di vacanza all'anno lei obbliga i suoi studenti a fare? Quindi quante settimane di ferie faccio fare ai miei studenti?
C'era un libro pubblicato recentemente che aveva delle interviste a studenti neolaureati il cui principale problema era quanto erano pressati dal punto di vista di tempo. Io però non so se fossero contenti o meno, magari sì. Io ricordo un collega che diceva: ma quello studente sorride troppo per essere uno studente che lavora. Non credo che uno studente debba sorridere, debba lavorare. Questo è il momento in cui devono investire sulla loro carriera e lavorare come matti per imparare qualcosa. Sono quelli come me che invece dovrebbero divertirsi e sorridere. Io non ho più investimento, il mio orizzonte è limitato, quindi la risposta è zero. E se anche fosse possibile, no, assolutamente, i miei studenti in vacanza non ci vanno. Spero che ci siano altre domande. Io faccio una domanda nell'aspettare, diciamo, che vedo qua la signora che voleva fare una domanda. Professore, io volevo fare una domanda che non magari è più sulla psicologia del lavoro che sul tema discusso oggi, però visto che il lavoro è diciamo al secondo posto nel nostro consumo di tempo e poi quando abbiamo la possibilità aumentiamo le nostre ore di piacere, diciamo, di vita in famiglia o vita con i nostri amici, c'è un fattore di identità, cioè nel senso che noi ci identifichiamo con il lavoro di più negli Stati Uniti magari che in Europa e quindi c'è una tendenza di dare di più al lavoro che nelle nostre vite diciamo fuori dal lavoro o cioè, quali sono i fattori culturali, perché oggi i dati fanno vedere che non ci sono molte differenze tra culture. Beh, si potrebbe rispondere in diversi modi a questo. In primo luogo, il lavoro è per molti, per noi, il fattore che ci identifica di più. Io ritengo, e ho visto degli studi in questo senso, che dicono che gli americani si identificano più col lavoro che fanno. Ma è vero oppure sentono di doverlo dire perché lavorano così tanto? Difficile da rispondere. Questo è il motivo per cui faccio economia e non psicologia e non sociologia, perché non mi piace spiegare ciò che potrebbe accadere, ma cercare di capire quello che accade. In un qualche modo è sorprendente perché uno si dovrebbe identificare, non sorprende perché uno dovrebbe identificarsi con ciò che fa per lo più, e io mi dovrei identificare, voi vi dovreste identificare come dormitori perché è la nostra attività principale. Ciò non di meno, io mi identifico come economista. Io mi identifico in realtà come in primis come insegnante e poi come economista, e forse questo vale più, questo identificarsi col lavoro, forse più negli Stati Uniti che altrove. Forse magari se diventassimo un pochino più europei in questo senso potremmo identificarci come mariti, figli e genitori, o meglio ancora membri della collettività, una cosa che forse gli americani non fanno più di tanto. Ok, in English, in Italian, no. I have to ask this question. You're so impressed with that. Una domanda. È veramente rimasto così colpito nel vedere quanto tempo le donne italiane dedicano alla pulizia domestica? Beh, secondo lei qual è il motivo? Perché alle donne piace fare le pulizie domestiche o forse c'è qualche altro fattore che può spiegare questa particolarità italiana? Allora, perché le donne se ne stanno così tanto tempo in ginocchioni a pulire i pavimenti? Michael Burda ieri sera ha tenuto una relazione e effettivamente mi è venuta subito alla mente questa vecchia signora in nero che puliva il pavimento, ma in realtà abbiamo visto dai dati che vi ho presentato che questi sono trasversali per il nord e il sud Italia, per donne giovani e vecchie. Ma non credo che alle donne italiane piaccia di più pulire i pavimenti, di più che non alle donne americane. E non capisco neanche perché non assumano delle donne delle pulizie, delle colf. Però devo ammettere che credo che la motivazione sia culturale.
i fattori determinanti culturali sopravvivono per molto tempo. Mi piacerebbe vedere i nuovi dati però per il 2011 relativi all'Italia, perché forse la situazione è cambiata e me lo auguro, perché effettivamente rispetto al resto dei paesi ricchi l'Italia effettivamente presenta una situazione del tutto anomala. Grazie, grazie, volevo proprio sentirglielo dire. Bene, dopo va a casa e che cosa farà? Andrà a pulire i pavimenti? Sono professoressa di economia all'Università di Minnesota. Faccio un italiano, tanto professore alla traduzione. Volevo sapere cosa ne sa, cosa ne pensa di questa recente, abbastanza recente idea della filosofia della lentezza, di vivere una vita lentamente, di fare le cose ma in modo diverso. E poi, questa era una domanda, e la seconda che è un'osservazione, io penso che con l'età si facciano lo stesso tante cose, ma ci si metta più tempo, voglio dire, un anziano ci mette, utilizza più ore per le attività di casa, come abbiamo visto dalla tabella, ma perché ci mette anche di più, anche solo per lavarsi, vestirsi, voglio dire, lo vedo mio padre che ha 85 anni, autonomo, eccetera, però ci mette 3 ore, mentre quando andava a lavorare in mezz'ora era pronto. Ecco, quindi l'efficienza delle del tempo dentro l'ora, no? E noi dobbiamo sempre fare cose utili, efficienti, rendere al massimo, anche quando ci laviamo, ci vestiamo, ci... Ecco, volevo sapere un po' questa sua idea. Grazie. Allora, sono due domande separate e cercherò di rispondere nell'ordine in cui sono state poste. Allora, partiamo con lo slow movement. Beh, diciamo che prima di venire qui in Europa non avevo mai sentito parlare. Poi però un amico dei Paesi Bassi mi ha detto: andiamo in un ristorante slow food. Beh, sì, magari per me è slow food, ma non sono così sicuro che il cuoco lo trovi veramente slow food, in base al tempo che deve dedicare per prepararmi un manicaretto. Questo è un altro esempio di indulgenza dei ricchi nei propri confronti. E dal punto di vista del risparmio del tempo, beh, credo che questo non comporti certo un risparmio di tempo. Il ricco può permettersi di comprare servizi forniti da altri. E in realtà mi chiedo perché non agiamo in questo modo anche negli Stati Uniti, dato che il prezzo della manodopera senza qualifica è decisamente basso e le persone con un'istruzione superiore hanno molta più disponibilità economica per acquistare servizi. Nel 1971 Yves Schumacher ha scritto un libro, Small is Beautiful, bello è meraviglioso. Non so se vi ricordate questo libro. Beh, più o meno diceva la stessa cosa, cioè che è meglio fare meno. Questo libro in realtà non ha avuto nessun impatto su di noi. La questione dell'efficienza che si riduce man mano che invecchiamo, beh certo, la mia mamma l'anno scorso ha 92 anni e ci impiegava un secolo a fare qualsiasi cosa, però nella tabella che vi ho mostrato c'erano anche le persone dai 65 ai 69 anni. E sono assolutamente convinto che se qualcuno mi dicesse che questa fascia di età è meno efficiente e a guardare la televisione, andare al cinema, eccetera, beh, queste persone se la prenderebbero. Cioè, certo, i veri vecchi anziani sono meno efficienti, ma le persone dai 65 ai 69 anni hanno uno stato di salute identico a quello che avevano più o meno 30 anni prima, tranne alcune eccezioni, e quindi mi immagino che questa fascia d'età sia altrettanto efficiente nell'utilizzo del proprio tempo. Però c'è questo desiderio di attività recreazionali e quindi per il divertimento si fa quello che è necessario, e quando ci sono i soldi per poterlo fare, beh certo, anche un 95enne con soldi a disposizione dedicherà il proprio tempo ad attività ricreative e sarà in grado di spendere i propri soldi in modo molto efficiente e utilizzare il proprio tempo per il divertimento in modo efficiente. Ma il telelavoro e le persone che lavorano da casa, in che modo influenza le sue ricerche? Quindi il telelavoro. Sì, il telelavoro.
Il telependolarismo. Io sono un telependolare, nel senso che io faccio la maggior parte del mio lavoro a casa, lavoro sul computer, mando le mail, mi guardo Facebook, Dio mi perdoni, ma faccio tutte queste cose. La bellezza del lavoro a casa è proprio legata a quello che dicevamo prima, cioè noi possiamo abbinare il lavoro retribuito alle attività ricreazionali, alle attività biologiche, come per esempio interrompere la mattinata per uno spuntino. Ma il telelavoro di per sé, beh, anche negli Stati Uniti, laddove ci sono difficoltà di viaggio e di comunicazione, il telelavoro rappresenta comunque una piccolissima frazione, solo un 10% di persone in queste zone utilizzano il telelavoro. Quindi è un'opportunità per risparmiare tempo, ma non è molto diffuso, quindi non è una modalità ancora molto importante. Ancora. Se diamo un'occhiata alla Germania, abbiamo visto che ci sono delle ferie molto protratte. La Germania fa parte del mondo globalizzato, dal punto di vista economico ha buoni risultati. Questo significa quindi che possiamo fare ferie lunghe e ottenere successo economico? Tutto questo quindi paga nel lungo termine? Certo, i tedeschi già da molto tempo fruiscono di queste lunghe vacanze, non sono una novità, e 10-15 anni fa hanno dovuto assorbire la Germania dell'Est, dove c'era un altissimo tasso di disoccupazione, hanno dovuto affrontare problematiche significative. Ora, io ritengo che noi ci concentriamo troppo sul breve termine. La grande preoccupazione negli anni 70 negli Stati Uniti era che i giapponesi avrebbero conquistato il mondo, perché ci vendevano tutto, non potevamo concorrere contro di loro. Eppure negli ultimi 15 anni il Giappone, dal punto di vista economico, non ha certo ottenuto grandi risultati. Le paure attuali, e abbiamo visto anche pubblicazioni in questa conferenza, si rivolgono verso i cinesi. Sono ora i cinesi che dovrebbero conquistare tutto il mondo. Tra 15 anni sono certo saranno i brasiliani. Sono cose che vanno e vengono, ma alla fin fine sono comunque positive, perché tutto questo in realtà non ha niente a che vedere con le ferie, perché secondo me l'effetto produttività, noi non abbiamo grande margine di produttività negli Stati Uniti, i tedeschi non dovranno pagare uno scotto per queste ferie lunghe, non mi sembra che sia un problema perché le fanno lunghe già da molto tempo. Se no, c'è un'ultima domanda, grazie. Last question. I'll ask my question in English. La formulerò in italiano. Ci ha fatto vedere dei dati che ci mostrano che le persone con un'istruzione universitaria negli Stati Uniti lavorano più a lungo delle persone con un'istruzione inferiore. La mia domanda è: ma vengono pagati o il professore universitario è semplicemente un manager che lavora di più? Ecco, per capire meglio i dati che lei ha presentato. La risposta è sì. È certo che i professori universitari non vengono pagati in base alle ore che lavorano. Se io lavoro un'ora in più, non è che mi danno $10 in più. Però se lavoro un'ora in più, e se un manager, per esempio, lavora un'ora in più, indubbiamente farà più colpo sulle persone con cui lavora, sarà più convincente, eccetera, eccetera. E quindi questa ora in più di lavoro ha una ripercussione anche sulla redditività delle persone con un grado di istruzione superiore. E le persone al vertice, quel 2% delle persone con la massima redditività, hanno visto effettivamente il più alto ritorno orario sul proprio lavoro. Io non ho la certezza purtroppo di aver ottenuto un ritorno sulle mie ore di lavoro extra di pari portata. Grazie a lei. Thank you very much, Professor Hamamesh, and thanks to all of you for coming here today.